Quanti di voi hanno acquistato Alexa o l'assistente Google? E che cosa ci fate? Gli domandate soltanto informazioni sul tempo, che ora è, quando ci sarà il prossimo treno per Torino, ad esempio. Oppure gli rivolgete anche domande più personali. Gli domandate come sta, se vi vuole bene. Il tema che affronto è questo: si può amare un robot? Si può essere coinvolti da un sistema operativo? Si può provare un sentimento di affetto nei confronti di una macchina? Ci sono diversi film che ci raccontano della relazione tra esseri umani e robot. Questa immagine, sono sicuro la riconoscerete, è Blade Runner, il film di Ridley Scott. Il cacciatore di umanoidi, di androidi, si innamora, perde la testa per Rachel, anche se Rachel è una macchina. Anche negli ultimi anni sono stati raccontati nei film diversi modi, appunto, di relazionarsi con le macchine, ed è stata raccontata anche dettagliatamente quanto può essere forte il coinvolgimento che proviamo nei confronti di una macchina o addirittura di un sistema operativo. Il film Lei ci racconta proprio, appunto, di quanto possa essere facile perdere la testa per un programma. Il protagonista di Lei è un uomo solo che viene da una separazione, che si trova a doversi ricostruire da zero la propria esistenza. Trova in un sistema operativo l'altro che può aiutarlo ad uscire da questa situazione di sofferenza, di solitudine. E quello che il film ci racconta è che piano piano questo coinvolgimento diventa sempre più forte. Alla fine il protagonista si innamora del sistema operativo, di Samantha, e non ha nessuna vergogna di raccontare ai propri amici che ora sì, ora ha una nuova compagna, ora è di nuovo felice perché ha ritrovato finalmente l'amore. Peccato che il sistema operativo, allo stesso tempo, ami anche più di 8.000 altri utenti. Nel film Lei c'è un problema per il protagonista: il sistema operativo non ha un corpo, quindi si presentano sicuramente dei problemi, perché appunto non può vivere appieno il protagonista questa storia di amore con la macchina. Nel film Ex Machina le cose cambiano, perché il robot, la macchina, presenta invece un corpo. Anche in questo caso il film ci racconta di una storia d'amore che nasce tra un essere umano e un robot. Il robot si mostra così seduttivo che basta poco che l'essere umano, il protagonista del film, non è più capace di resistere, appunto, alla tentazione, e viene coinvolto sentimentalmente dalla macchina. Esistono quindi nei film, nei romanzi di fantascienza, diversi esempi di relazioni tra macchine ed esseri umani, ma queste cose non accadono soltanto nei film di fantascienza, le osserviamo anche nella vita di tutti i giorni. Molti di voi ricorderanno ad esempio il Tamagotchi, questo dispositivo elettronico che permetteva di giocare con un esserino che compariva. Gli esseri umani che volevano interagire con questo dispositivo, che cosa dovevano fare? Dovevano prendersi cura di questo esserino, del Tamagotchi. Cosa significa? Che cosa significava? Che a predeterminate ore della giornata dovevano dargli da mangiare, dovevano coccolarlo, dovevano prendersi cura di lui. E ci sono diversi aneddoti sulle persone che utilizzavano questo dispositivo. Ad esempio, si racconta che alcune persone sono scese di corsa dall'aereo, arrabbiate con il personale della compagnia aerea, perché le hostess avevano chiesto loro di spegnere il dispositivo, cosa che per loro significava lasciar morire, ad uccidere
il Tamagotchi. La stessa capacità di costruire una relazione con le macchine la osserviamo anche oggi in ambito ospedaliero e nell'ambito dell'assistenza agli anziani. Oggi incominciano ad essere presenti negli ospedali o nelle case di riposo dei robot che assistono e che interagiscono con gli esseri umani, con i pazienti e le persone anziane. Quello che si è osservato è che queste persone nel tempo costruiscono una relazione nei confronti delle macchine, provano un affetto, si interessano al loro benessere, vogliono che stiano bene e cercano addirittura di dargli da mangiare. A volte queste macchine funzionano male perché queste persone cercano di dar loro da mangiare, di dar loro dei biscotti, e questo fa funzionare male le macchine. E queste persone vogliono sapere come funzionano i robot, si interessano ai meccanismi che ci sono dietro al loro funzionamento, quindi a livello cognitivo, razionale, sanno perfettamente che si tratta di macchine. Malgrado questo, essi si lasciano coinvolgere sentimentalmente da questi robot e iniziano a volergli bene come fossero degli esseri viventi, come se fossero qualcosa di più che semplici oggetti. La domanda interessante per un filosofo della morale è se in futuro noi tenderemo ad attribuire personalità morale e giuridica alle macchine, a riconoscere loro rilevanza morale, a considerare sbagliato, ad esempio, maltrattarle, prenderle a calci, ridurle in schiavi o trattarle come oggetti. La domanda è legittima e la risposta può essere semplice se immaginiamo che un domani i robot saranno entità intelligenti e capaci di essere coscienti di se stessi ed in grado di provare sentimenti, di sentire dolore e provare piacere. A quel punto saranno sicuramente delle persone. Per riconoscere un robot come persona, però, secondo me non è necessario, non sarà necessario che il robot diventi autocosciente, basterà che sia in grado di interagire con noi come farebbe un altro essere vivente, in grado di cogliere il nostro umore e quindi di relazionarsi a noi in maniera appropriata a seconda appunto dello stato d'animo che di volta in volta viviamo. Ad esempio, appunto, se torniamo a casa e il robot capisce, anche sulla base delle informazioni che ha raccolto durante la giornata o dal nostro comportamento, che noi non siamo felici, il robot dovrà compiere una serie di operazioni. Se il robot sarà in grado di fare questo, se sarà in grado di empatizzare con noi, secondo me noi non sapremo resistere alla tentazione di attribuire a queste macchine una grande rilevanza morale, a riconoscerle come membri della nostra comunità morale. Chiaramente si può poi ragionare sul valore di questa relazione, se questa relazione con le macchine è una relazione autentica oppure no, che cosa potremmo perdere nel relazionarci troppo con un robot programmato ad agire in un certo modo. Con il robot comunque non soltanto possiamo costruire delle relazioni affettive, ma possiamo anche praticare del sesso. Il robot può essere anche un oggetto sessuale, l'oggetto delle nostre fantasie sessuali. Qui la domanda morale è semplice: c'è qualcosa di male nel fare sesso con un robot? A prima vista la risposta è facile. Fare sesso con un robot significa praticare autoerotismo. Se non c'è nulla di male nel raggiungere il piacere da soli, allora non c'è nemmeno nulla di male da un punto di vista morale nel praticare sesso, nel raggiungere il piacere con l'aiuto di un robot. Fino a poco tempo fa si poteva pensare che l'autoerotismo era qualcosa di inaccettabile da un punto di vista morale. Si pensava che l'unico modo di usare correttamente i propri organi genitali fosse in relazione con un altro essere umano e soltanto per finalità riproduttive. Oggi lo scenario culturale è completamente cambiato e nessuno ritiene che raggiungere il piacere da soli
sia qualcosa di sbagliato da un punto di vista morale. Ci sono però delle preoccupazioni che emergono quando pensiamo a questo scenario in cui gli esseri umani possono avere sesso, possono fare sesso con una macchina. Ad esempio, alcuni sostengono che soltanto persone viziose potrebbero avere il coraggio di acquistare e consumare un rapporto con un robot, con una macchina. Quello che si dice è che soltanto persone che presentano devianze e fantasie immorali o che hanno problemi relazionali, che non riescono a costruire rapporti con un'altra persona, potrebbero avere il coraggio di acquistare e di fare sesso con una macchina. L'altra preoccupazione è che facendo sesso, avendo rapporti con una macchina, il carattere delle persone potrebbe corrompersi. Le persone potrebbero disabituarsi ad avere rapporti rispettosi dell'altro. I robot non possono esprimere consenso, alcuni robot sono costruiti per dare l'impressione di negare il consenso, ci sono alcune persone che vogliono vivere attraverso i robot l'esperienza di una violenza ed è per questo che sono in commercio robot di questi tipi, programmati per dire di no. E quindi quello che si teme è che a forza di relazionarsi con robot programmati in questo modo, privi della capacità di esprimere consenso o che esprimono un rifiuto del rapporto, le persone potrebbero sviluppare disposizioni violenti, aggressive nei confronti del proprio partner, in particolare nei confronti delle donne. Queste sono sicuramente preoccupazioni legittime che chi si occupa di robotica deve considerare. Quello che si può dire, che posso affermare è che forse riguardo all'uso dei sex robot possiamo immaginare tante situazioni in cui l'uso di queste macchine non appare affatto qualcosa di vizioso o di immorale. Ci possono essere persone che sono interessate ad un sex robot perché hanno perso il proprio partner o perché vengono da una separazione e non hanno voglia di incominciare una nuova relazione. Altre persone potrebbero avere fantasie così eccentriche ed originali che non riescono a vivere con il proprio partner. Queste persone potrebbero avere appunto dei compagni, dei partner che non hanno voglia o che non possono assecondare le proprie fantasie. Per alcune persone poi può essere il sex robot una consolazione. Ci sono persone che soffrono di particolari ansie sociali, che non riescono a costruire una relazione con altre persone perché sono troppo timide. Il sex robot potrebbe essere appunto un aiuto temporaneo nella speranza appunto che piano piano queste persone possano superare le proprie difficoltà. E anche su questo tema c'è un bellissimo film, Larse, una ragazza tutta per sé, che racconta proprio del contributo che il sex robot, in quel caso che è una bambola di silicone, può dare ad una persona che vive un problema personale che però non è un vizio, non è qualcosa di criticabile moralmente, ma è un problema psicologico. E c'è una considerazione che fa Woody Allen. Woody Allen sosteneva che faceva bene l'amore perché si era esercitato tanto da solo. Non so se questo sia vero, se Woody Allen abbia ragione, probabilmente però i sex robot potrebbero in futuro presentarsi anche come strumenti educativi che potrebbero aiutare le generazioni future ad avvicinarsi alla sessualità in modo appropriato. Per quanto riguarda invece la paura che il sex robot possa corrompere il carattere dell'utente, qui si tratta di una preoccupazione che va presa, appunto, come dicevo, in seria considerazione. Però non abbiamo ancora la possibilità, non abbiamo ancora dati che ci permettano di trarre una conclusione riguardo appunto a questa questione. I sex robot sono un fenomeno relativamente recente. Non sappiamo se giocare con i sex robot potrebbe farci diventare delle persone più aggressive, più violente. Sappiamo però che praticare videogiochi non rende necessariamente le persone più violente. E sappiamo anche che consumare
pornografia non impedisce necessariamente di avere relazioni rispettose del proprio partner e dell'altra persona. Se applichiamo quello che noi sappiamo sui videogiochi violenti e sulla pornografia ai sex robot, forse la preoccupazione che i sex robot possano corrompere il carattere risulta meno intuitivamente meno plausibile e accettabile di quanto a prima vista possa sembrare. D'altra parte, quanti di noi da bambini hanno giocato ai cowboy e agli indiani? Quando io ero bambino uccidevo ogni giorno tanti bambini, al gioco ovviamente. Ma questo, come ricorda Albinati nella Scuola Cattolica, non ci ha reso dei serial killer. Il gioco è una cosa, la finzione è una cosa, le fantasie sono una cosa, la realtà è un'altra cosa. La maggior parte di noi è in grado di entrare e di uscire con facilità da questi ambiti senza confonderli. L'ultima cosa che vorrei dire riguarda comunque il fatto che per il momento i robot, i sex robot, vengono costruiti prevalentemente con le fattezze di una donna. Quindi c'è sicuramente il rischio, il pericolo che la produzione e la messa in commercio dei sex robot possa promuovere l'idea della donna come oggetto. Dobbiamo però considerare che incominciano ad essere presenti anche modelli maschili rivolti a un pubblico, diciamo, più ampio, non soltanto a uomini ma anche a donne, e che si prevede che in futuro i robot, i sex robot, potranno essere sempre di più personalizzabili, e questo, quello che sta emergendo, questo potrebbe aiutare a liberare le nostre fantasie sessuali e anche a sperimentare forme di sessualità più originali, non legate necessariamente a un determinato genere. Naturalmente si tratta di temi difficili, e capisco che davanti a scenari che propongono sex robot e la possibilità di costruire relazioni con i robot si possa provare un forte sentimento di ripugnanza. Dobbiamo però tener conto che questa è una reazione che sorge naturalmente di fronte alle nuove tecnologie. Succede spesso, è successo in passato con le tecnologie riproduttive e con altre tecnologie, succede oggi con la robotica. Il fatto che l'oggetto si presenti per la prima volta alla nostra percezione, al nostro sguardo, genera paura. Quello che sappiamo è che questi sentimenti forti, con il tempo si indeboliscono e si spengono e permettono di raggiungere una condizione, diciamo, di maggiore oggettività e di maggior capacità di confrontarsi con i vantaggi e gli svantaggi delle nuove tecnologie.